Salve a tutti cari amici e bentornati in un nuovo video di Elden Ring. Benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. E cosa faremo oggi? Oggi faremo una quest, la quest di Yetta, che è strettamente collegata a uno dei finali, il finale appunto della Fiamma Frenetica, che vi dà anche un trofeo, vi ricordo, barra obiettivo se giocate su Xbox. Quindi, per startare questa quest, innanzitutto prima vediamo il personaggio, ragazzi, sempre il nostro personaggio dedicato a Grafims, il mio amico Graziano, che ha un canale qui su YouTube di videomaking come canale, in cui in molti video compaio anch'io in veste di attore, in molti dei suoi video che sono presenti e che sta lavorando con me in questo periodo insieme ad altri canali di YouTube del nostro entourage al film Ultimo Take, appunto, che è un horror che uscirà al cinema. Quindi, detto questo, ragazzi, ci troviamo a Castello Gran Tempesta, abbiamo sconfitto Godric e ciò che dobbiamo fare è uscire direttamente dal castello. Perché partiamo da qui? Ve lo spiego subito. Allora, passiamo di qua. La quest che trattiamo oggi, come vi ho detto, è quella di Yetta. Intanto che andiamo, ve lo spiego. E Yetta, per apparire, necessita la morte di Irina di Carib, quindi Irina, di cui vi ho portato la quest sempre qui sul canale, perciò vi lascio in descrizione la quest, andare a vedere di Irina. Ok, scendiamo e qua troverete un item che è un oggetto di trama, l'uva di Shabrir. Ecco, perfetto. Questo oggetto è il primo che raccoglierete delle uova, magari ne avrete già trovate altre in giro nel gioco, io ve lo faccio vedere per primo. Deve essere consegnato appunto a Yetta. Qui uscite dal passaggio segreto di Castello Gran Tempesta e raggiungendo la Grazia, qui arrivo nella lacustre, troverete Yetta. Eccola qua. Come vedete, è qui in posizione di preghiera. Hello? Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Consegna l'uva di Shabriri. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Ok, ragazzi, otteniamo la gesture come desideri e automaticamente Yetta ha mangiato, divorato una delle uve di Shabriri, che hanno un perché questi oggetti. Parliamo ancora con lei. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Ok, lei ci ha ringraziato. Assicuratevi di aver esaurito i suoi appunto i suoi dialoghi e a questo punto lei si sposterà sempre all'interno della urna, per ben 4 volte. Vi mostro ovviamente dove si sposta. Rimanete con me, a tra poco. Ok, ragazzi, dunque siamo di nuovo qua per il secondo incontro con Yetta. La grazia migliore, da quel che ricordo, è la strada maestra di Liurna Nord. Dovremo raggiungere le rovine purificate. Quindi prendiamo il nostro torrente. Come vedete, le rovine purificate sono una grande zona che racchiude diversi punti. Noi passiamo di qua e dobbiamo entrare, se non sbaglio, in questa di rovina. Vediamo se qua abbiamo dalla nostra parte che non le avevo neanche mai esplorate, vedete che ci sono ancora i lutaterra, per capirci. Oh! Ti stai allargando un po' tanto, eh? Ci mancava solo il cagnasso.
qua la rotta io martellati, in realtà c'è una come si chiama, delle assi, avete visto voi, basta che saltate e tirate una martellata, io ho già rotta, quindi l'ho rotta mentre combattevo, quindi andiamo su e qua troverete l'uva di Shabrir, ecco qui. Intanto raccogliamo anche un talismano che si trova in questa zona. Ok, anche un colpetto a torrente, ma sì, giustamente non ci facciamo mancare nulla, eh. E qua muoviamoci in questa direzione. Per cercare dov'è Yet. Eccola là, guardate, la vedete? È scesa la notte, ma riusciamo ancora a vederla. Eccola qui. Allora, Yet, giustamente, ci aspetta in questa nuova location. Parliamole. There's someone there. Would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Consegna l'uva. You're not like the others who give me grapes, are you? They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes. Their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes, but you seem somehow firmer. Ok, allora proviamo a parlare ancora. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Perfetto, questo significa che abbiamo finito le interazioni con lei e possiamo passare alla prossima fase. Qui dovrei ricordarmelo abbastanza bene, basta recarsi alla capanna del Vendicatore. Verremo invasi dallo spirito di Edgar, il padre di Irina. Ecco qua, vedete. Qua ci sono i vari cadaveri che ha fatto Edgar. Girate un pochino, vedrete che dopo un po' lui compare. Non penso proprio che ti lascerò curare, Edgar. Ecco qua, uva di Shabrir. Otteniamo anche la sua alabarda e otteniamo anche il raviolo di carne cruda. Una cosa che però non vi ho ancora fatto vedere, vediamo se è qui, è che l'uva di Shabriri ha un bulbo oculare ingiallito gocciolante di un inferno. Eccolo qua. E vi dice anche consegnalo alla giovane cieca per guidarla verso la luce distante. Quindi giustamente adesso ho voluto farvi vedere questo dettaglio di dell'uva proprio per un motivo. Perché dobbiamo incontrare nuovamente Yetta. E la incontreremo poco più in là delle rovine, no? Lei è partita da qui, è arrivata alle rovine e è andata fino qui, al ponte dei sobborghi dell'Accademia. Andiamo. Ok, allora, Yetta, eccola là dove, guardate. Noi portiamoci da lei, parliamole. Hello? There's someone there. Would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Consegniamo. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabriri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. Ok, diciamo la verità, per questo vi ho fatto vedere a loro. Sono occhi umani. No. That's not possible. Not all of those people. They're own. So those noises I heard were. Sorry. I'm all right now. Don't mind me.
I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. Ok, dopo questa cosa noi allontaniamoci. Lei vomiterà, avete sentito il rumore. E riposate alla grazia. Perfetto. Adesso avremo un altro dialogo con Yetta. Ah. Is that you over there? I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail. So faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. Lei diverrà vergine delle dita. Vedete, abbiamo esaurito i dialoghi. Quindi dobbiamo incontrare nel suo itinerario Yetta verso la sua prossima locazione. E ve la mostro tra pochissimo. Rimanete con me perché ovviamente il video continua. A tra poco. Dunque, signori, siamo nuovamente in quel della Liurna lacustre. Come vedete, ci troviamo ai margini del villaggio della Frenesia, qua vicino a questa grazia vi è una torre, la torre fiammeggiante. Salite in cima alla torre, vediamo se riesco a inquadrarvela, ecco quella là, salite in cima alla torre e abbattete i sacerdoti che stanno facendo il rituale della fiamma della Frenesia, perché sono dei brutti clienti, credetemi, in questa zona. A questo punto dobbiamo attraversare il villaggio della Frenesia per ottenere la prossima uva, che è un'uva speciale, ce la dropperà un invasore. Ecco, attraversate il villaggio della Frenesia, come vi ho detto. Io ho già abbattuto i vari nemici per non averli che mi inseguono, che mi attaccano, che mi buttano giù da cavallo. Tutte le solite situazioni, insomma, stavolta mi sono premunito di fare questa cosa. E dobbiamo raggiungere la chiesa, che è poco più avanti. Ecco lì, deve essere quella la chiesa. Riceveremo l'invasione di Vaik. Ecco qui, infatti. Siamo sotto invasione, signori. Vaik in pronta purulenta. Ammetto che mi ha fregato. Attenti perché vi darà follia. Ecco, Vaik ci saluta. Uva marchiata. E otteniamo la lancia da guerra di Vaik. Quest'uva marchiata, come vi ho detto, è un oggetto praticamente speciale, bulbo oculare del cavaliere Vaik, giallo ardente. Ecco qui. Ed è quello che dovremmo offrire alla giovane cieca, come c'è nella descrizione dell'item. A questo punto andiamo alla chiesa. Poiché qua troveremo una grazia e anche un paio di oggetti abbastanza interessanti, se ricordo bene. Il set della Vergine delle Dita e una lacrima sacra da usare per potenziare le nostre fiaschette al massimo. Dobbiamo raggiungere Yetta, che si trova, ragazzi, alla chiesa di Bellum. Lei si è fatta tutta la traversata fino alla chiesa di Bellum. La chiesa di Bellum è qui vicino, come vedete, quindi è sullo stradone per il montacarichi di Dectus. Eccola lì. Allora, parliamo con lei. Oh, hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Come vedete, lei vi chiede. I feel like I might go mad. L'uva marchiata, se non la mangia esce di senno, impazzisce. Quindi consegniamo l'uva marchiata. Oh, a fingerprint grape, tried and true, what a wondrous thing, a fingerprint grape.
Myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Ok, Recha, come vedete, ci dice questa ultima frase che diverrà vergine delle dita e noi possiamo salutare qui Yet per l'ultimo step. La incontreremo ancora, ragazzi, nei sotterranei della capitale. Quindi rimanete con me perché la missione ovviamente continua. A tra poco. E rieccoci qua, ragazzi, siamo pronti per incontrare la nostra Yetta nella sua ultima location all'interno del gioco. E quando dico ultima c'è un motivo. Allora, guardate bene dove siamo, ragazzi. Siamo sotto la capitale, negli abissi dimenticati. Voi dal terrazzo sul viale scendete, prendete la grazia del percorso sotterraneo, vi fate tutte le fogne, che non sono stato qui parve, ragazzi, sono enormi le fogne e sono anche molto dispersive, e dovete trovare quel montacarichi, questo, o ascensore, chiamatelo come volete, che vi porterà giù fino agli abissi dimenticati. Una volta che supererete qui, come vedete, il bacino d'evocazione, scendete, dovrete fare un'altra boss fight contro Mog il Presagio, che è sostanzialmente un recolor di Mog, il boss della quest di Farre, appunto. Io l'ho già sconfitto, ho già la grazia dopo accesa, ecco. E dove sbloccherete questa grazia troverete anche il forziere che vi dà l'amuleto dell'albero madre più uno. E ciò che dovete fare voi è dare un colpo. Ecco, si aprirà un percorso segreto. Veramente, come si fa a sapere da sta cosa se non c'è una guida? O se non tirate martellate, nel mio caso su un martello, ad ogni angolo di muro del gioco, non so veramente come sia possibile concepirlo. Qua state attenti perché ci sono dei nemici nascosti. E cominceremo a ridere, divertirci seriamente, ragazzi, perché qua dobbiamo scendere. Allora, potete scendere o di là, oppure prendere, fare così e risalire. Qua ci sono degli oggetti, come vedete, che potete raccogliere. Alcuni oggetti che sono qua sotto, in questi luoghi, so che dovete far rirompere ai nemici di quest'area. Io non c'ho mai, non so neanche cosa siano quegli oggettini, non ci ho mai perso più di tanto tempo in sta cosa. Quindi lascio a voi nei commenti, vedete che alcuni item sono lì sotto, dovreste farli rompere dall'attacco della follia di questi nemici. Usate tanto il tasto L3, o almeno, perché come vedete vi indica chi sono quelli che stanno sotto. In teoria non vi dovrebbe attaccare, però come vedete questa zona è veramente angosciante, potremmo dire così. E andiamo piano, molto piano, ragazzi, vedete, ci sono le macchie di sangue a farci capire, non dobbiamo fare i fenomeni qua. Gattin gattini, come dico sempre, come dice mio amico Omar. Gattin gattini è riuscito. Qui giriamoci, come vedete c'è un altro item in alto e trovate il ricettario della fiamma della frenesia. Questo è già un indizio abbastanza valido che vi fa capire dove siamo arrivati da fare, E vi ricordo che avevo fatto anche un altro video per prendere lo scudo dell'impronta che appunto passa da queste parti qua. Qua sotto c'è un luogo in cui lasciarci cadere, quindi gattin gattini, ragazzi, ecco qui, così. Poi là sotto c'è un altro punto, qui fate gattin gattini con una capriola, Ecco qua. Sotto di là
c'è un altro punto, quindi nuovamente gattini gattini qua capriola. Senti, abbiamo rischiato di brutto, eh. E qui nuovamente gattini gattini, ragazzi, qua capriola. Trovate una degli incantesimi. Già che ci sono, vi segnalo che qua nascosto c'è lo scudo che sto usando io, che è lo scudo dell'impronta. È uno degli scudi migliori del gioco. Vi avevo fatto il video alcuni giorni fa, ma già che ci siamo, se avete visto l'altro video, ve lo segnalo qua. Qui scendiamo. Di questi nemici. E qua scendete toccando il pavimento. Non morirete. Qui trovate una grazia, come vedete, e lì c'è Yetta. Eccola lì. Prima di prendere, di parlare con Yetta, vi segnalo. Qua trovate. E qua troverete una setta runica. Parliamo con Yetta, innanzitutto. So you're here as well, are you? I realized as we've talked, I'll be a maiden. And you, surely a lord. Go to the door ahead. After divesting yourself of your possessions, it will surely open. And the three fingers will welcome you. May the flame of chaos find purchase within you. Quindi noi diventeremo lord e diventerà nostra vergine d'eredità. Ci ha detto di spogliarci dei nostri averi e di aprire tale porta. Noi riposiamo qua alla grazia. Quindi parla con Melina. If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. Ok, possiamo parlare ancora con lei, ma non credo che sia il caso. Quindi lei ci avverte sul fatto della fiamma della frenesia che si trova oltre questa porta ed è una degli step da fare per ottenere il finale del Lord della fiamma frenetica. A questo punto ci togliamo tutti i nostri averi, come ha detto la nostra appunto Yetta, e potete aprire la porta.
Ok, ci rialziamo bruciati, come vedete. E avremo queste cicatrici sul corpo sempre e anche i nostri occhi, anche se io ho la benda sugli occhi del personaggio, sappiate che sono cambiati. Se tornate a parlare con Melina, parte in automatico il dialogo. You have inherited the frenzied flame. A pity. You are no longer fit. Our journey together ends here. And remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day, such is my duty. For allowing you the strength of runes. Goodbye, my companion. Goodbye, Torrent. Ok, e a questo punto ragazzi, Melina ci saluterà per sempre e noi l'avremo salvata dal sacrificio alla forgia dei giganti. Parliamo con Yetta. The flame of chaos is nestled within you. Could you please rest your hand upon me? Burn me with the flame to make me your maiden. Tocca Yetta. Abbiamo anche un cambiazione, parla, però noi la tocchiamo. As your maiden, allow me to divine them. All that there is came from the one great. Then came fractures, and births, and souls. But the greater will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed? Must be returned, melted all away with the yellow chaos flame, until all is one again. Okay. Those who gave me grapes howled without words, saying they wished they were never born. Become their lord, take their torment, despair, their affliction, every sin, every curse. And melt it all away. As the Lord of Chaos, no more fractures. No more birth. Vedete che Yetta comincia a prendere fuoco. E potete raccogliere il sigillo della fiamma della frenesia e la pietra dente della frenesia. Ragazzi, il sigillo vi serve per castare gli incantesimi della frenesia come quello che abbiamo raccolto prima, massimizzandone l'effetto. Se vi riposate, e a questa dieta finirà sostanzialmente, la terra ci saranno solo le braci dieta. E l'ultimissima cosa che vi faccio vedere di questo video, portandovi qui e rotolando, potete sbloccare, come vi ho già fatto in un altro video, un'altra grazia che so che accettano in molti. Ecco ragazzi, quindi, e vi troverete nella zona della quest di Fia di cui vi ho portato alcuni giorni fa un video. Quindi signori, il nostro video sulla quest di Yetta finisce tragicamente qui, perché anche Yetta non è che ha avuto sta gran bella sorte, è morta anche lei come avete visto. Quindi vi ricordo ragazzi in chiusura il canale del mio amico Grafilms Graziano, che è il canale qui su YouTube nei cui cortometraggi che lui autoproduce ci sono anch'io in veste di attore, quindi vi invito ad andarlo a seguire. Se questo video vi è stato utile per completare la quest di Yetta, vi chiedo di lasciare un pollice su, un like,
per aiutare l'algoritmo di questo video. Inoltre, ragazzi, cosa importante, se vi piacciono i miei video, i miei contenuti e tutto il resto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi, followatemi tramite la campanella che vi manderà notifica quando, attivandola quando vado online con un nuovo video, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti!